Allora, siamo arrivati adesso a dilatazione completa. Effettivamente hai iniziato a sentire premere, voglia, sensazione di spinta? Sì. Sì. Allora, adesso la senti all'inizio della contrazione, alla fine, Alla fine della alla fine contrazione. della contrazione. Ok. Allora, ascolta una cosa, adesso ti insegno come eventualmente spingere. Allora, adesso sta arrivando la contrazione, possiamo fare in questo modo qua, inspiri, espiri, uno, un'altra volta, due, espiri, inspiri un'altra volta, trattieni il fiato, alzi la testa, appena appena guardando in basso, gomiti divaricati, non appoggiati, e spingi in basso fin quando non ce la fai più, ok? Poi a un certo punto ritorni, riappoggi la testa, espiri e subito inspiri di nuovo e via un'altra spinta, gomiti bene divaricati, brava, così in questo modo proprio in basso. Allora, praticamente cosa succede? Che ogni volta che inizia una contrazione, iniziamo a fare queste due ispirazioni, facciamo un'ispirazione profonda per cui arriviamo al massimo della contrazione, inizi a prendere e poi inizi a spingere. Dovresti spingere per almeno 3 volte in basso dove hai questa sensazione. Questa è la classica posizione litotomica, poi al momento in cui la parte presentata, la testina inizia a fiorare, abbassiamo il letto. Il letto della sala parto è trasformabile, per cui non bisogna mantenere la stessa posizione per tutto il travaglio di parto. È meglio cambiarla, anche perché si usano posizioni che sgravano il coccige, visto che il coccige deve un pochino retroporsi, deve portarsi un pochino indietro. E allora questa posizione sempre sdraiata non va bene per tutto il travaglio, bisogna riuscire a cambiare la posizione. La posizione da accovacciata è una posizione che aiuta molto, per cui in questo caso lasciamo le maniglie, ci mettiamo sedute, il letto viene fissato. In questo caso i gambali diventano dei comodi a poccia a braccia. E quando è il momento giusto bisogna scivolare nella parte sotto del letto, mantenere bene le gambe sempre divaricate perché bisogna sempre fare lo spazio per il passaggio della testina e spingere sempre come prima spiegava l'ostetrica. In ogni contrazione almeno 3 spinte, per cui cercando sempre di riprendere fiato e poi respingere la spinta proprio in fondo verso il perineo, verso il pavimento pelvico, per cui non trattenuta in gola, non sentita sopra, non sentita nel petto, non nel torace, ma come se il diaframma fosse un torchio e spingesse giù la bambina verso il pavimento pelvico, per cui verso la vagina. Il dolore è quasi sentito come rettale, talmente forte che all'inizio viene sentito come rettale, non proprio come vaginale, proprio perché è sul coccige la spinta. È normale sentirlo rettale perché viene proiettato proprio alla base del coccige come dolore. Per cui si spinge un pochino in questa maniera, sempre prendendo il fiato. Devi trattenerlo, inspira, inspira, trattieni, spingere, Trattenere, spingere tenendo proprio il fiato in bocca. lascia andare il fiato, inspira, inspira di nuovo, bravi, spingi, trattieni il fiato, spingi, forza, brava ancora, inspira un'altra volta, trattieni il fiato e spingi, lunga però devono essere le spinte, dai, lunga, 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 bravissimo. L'episiotomia è il famoso taglietto che aiuta le donne alla fine della dilatazione, per cui nel momento in cui proprio stanno spingendo è alla fine del periodo espulsivo, per cui viene praticata, se deve essere praticata, proprio nel momento in cui il bambino sta per nascere. Non è obbligatorio fare episiotomie e la maggior parte delle ostetriche tende a essere molto cauta, però se è indispensabile, se bisogna creare un nuovo spazio affinché il bambino nasca, allora viene praticato il taglietto con questa forbice. Prima c'è un'anestesia, per cui prima il pavimento pelvico con un piccolo ago viene proprio imbibito dell'anestetico affinché poi il taglietto non sia doloroso. E infatti le mamme non lo sentono come doloroso, per cui c'è molta paura intorno a questo taglio sul pavimento pelvico, ma non viene sentito, anzi le mamme lo sentono come un sollievo perché improvvisamente c'è uno spazio maggiore, cioè si rendono conto di spingere non su un piccolo calibro come quello vaginale, ma finalmente su un'apertura più grande che quella che dà l'episiotomia. L'apparato genitale viene ben guardato e se una fissurazione c'è e se c'è un piccolo strappo iniziale dei tessuti è per questo motivo che l'ostetrica e il ginecologo insieme decidono di praticare l'episiotomia. Per cui innanzitutto un'anestesia locale e poi il taglietto, per cui un taglietto di pochi centimetri, sono 2 centimetri, massimo 3 centimetri. Il taglietto può essere fatto in verticale, per cui dalla vagina verso l'ano, oppure in obliquo, per cui dalla vagina verso invece il gluteo. Allora si parlerà di episiotomia mediana, nel momento in cui la forbice scende verso il retto,
verso l'ano, oppure di paramediana nel momento in cui la forbice scende invece in maniera obliqua. A questo punto lo spazio diventa maggiore, c'è un piccolo sanguinamento che però veramente è molto moderato e finalmente il bambino nasce, per cui a nascita avvenuta, a estrazione della placenta avvenuta, per cui assecondamento avvenuto, quando tutto ormai completato, si aggiunge un pochino di anestetico ancora sulla ferita e viene fatta l'episiografia, ossia la cucitura, per cui il taglietto che è stato creato viene poi rimarginato a più strati, per cui c'è prima uno strato che viene dato sul muscolo con dei fili apposta per il muscolo e poi infine anche sulla mucosa e di nuovo sulla cute per rimarginare completamente strato su strato, per cui la vagina torna assolutamente normale, torna quella che era, per cui non ci sono problemi poi per il dopo. Si cerca sempre di fare episiotomie piccole, soprattutto le mediane, per cui quelle verticali, e si lascia la paramediana davanti a situazioni, magari di presentazioni più difficili, o di bambini particolarmente grossi o di bacini invece un pochino più ridimensionati, per cui quella mediana è un pochino più piccina, quella paramediana invece si fa quando c'è bisogno di uno spazio maggiore. È importante sottolineare che non è un aspetto, non è una cattiveria dei ginecologi, di quello degli ostetiche, scegliere di fare un'episiotomia, ma spesso è una necessità, per cui ogni tecnico di questo mestiere, se può evitare il taglietto, cerca di evitarlo, anche perché nessuno è contento di tagliare, nessuno è contento di dover cucire dopo, anche perché è fastidioso per la mamma e è un tempo supplementare anche della sala parto in termini tecnici, per cui se si può fare a meno si fa sicuramente a meno, laddove non si può fare a meno è un valido aiuto per il parto.